possibilità, diciamo, di presentare qui sia il mio lavoro di ricerca che anche di azione, perché il laboratorio Foma Mentes, nel quale sono responsabile operativo e che viene, diciamo, dove il responsabile scientifico è il professor Giovanni Scotto, diciamo, noi come laboratorio ci occupiamo della gestione dei conflitti e ho pensato di, prima di parlare, diciamo, di uno strumento di analisi dell'escalation conflittuale, vorrei un po' contestualizzare, diciamo, e parlare giusto brevissimamente del lavoro che facciamo e che, avendo seguito, diciamo, gli interventi di questa interessantissima giornata, diciamo, ho visto che ci sono tanti collegamenti, diciamo, tanta sinergia possibile fra quello che facciamo noi come laboratorio e quello che fanno varie persone che hanno presentato oggi, diciamo, in mattinata e anche nel pomeriggio. Questo è un libro che abbiamo tradotto dal tedesco e che, in italiano, che si intitola Autoaiuto nei conflitti. E da questo libro, dopo presentare proprio il tema, diciamo, dell'escalation conflittuale e come possiamo intervenire in processi, diciamo, di escalation del conflitto. Vorrei però anche menzionare che il tema è più ampio, diciamo, non è solo l'intervento in momenti di escalation. Questo credo è stato molto interessante anche nella parte della mattinata, diciamo, sentire le varie esperienze dall'ambito dei conflitti, per esempio, di condomini e come possono dopo diventare occasioni di incontro, no? Abbiamo sentito, diciamo, la testimonianza sul, credo che è Giardino di Elena, diciamo, questi momenti dove un cambiamento di prospettiva diventa, diciamo, un inizio di un cambiamento nel contesto, diciamo, dove abitiamo. Questo, per esempio, qui vi ho messo la copertina di una pubblicazione che abbiamo fatto che si chiamava Giardini Comunicanti, che abbiamo lavorato a Prato proprio sul tema della convivenza, sia conflittuale, ma anche convivenza, diciamo, di cambiamento, di creatività fra italiani e comunità cinese. E che questo vi voglio soltanto accennare perché è stato interessante il punto di partenza di questo lavoro. Il punto di partenza è stato che noi, diciamo, per diversi anni, per più o meno 10 anni, abbiamo collaborato con il Comune di Prato all'interno di uno sportello di ascolto e mediazione dei conflitti interculturali. E in questo sportello arrivavano le chiamate, diciamo, dei cittadini, e lì un giorno ci è arrivata questa chiamata di condomini che si lamentavano di un gruppo di persone, diciamo, cittadini cinesi che praticavano davanti alla loro casa, diciamo, in un grande parco pubblico, il Tai Chi. E è stato interessante per noi, diciamo, come punto di partenza, e lo dico perché questa mattina è stato fatto varie volte riferimento a questi momenti dove abbiamo l'occasione di cambiare prospettiva, no? Perché quando mi è arrivata la chiamata di persone che erano varie, persone molto arrabbiate, dicendo che questo è un disturbo, no, dell'ordine pubblico, che questo non è accettabile, che si faccia del Tai Chi, diciamo, in un giardino pubblico, la mia prima reazione è stata un po' di stupore, no? Di dire: ma il Tai Chi, diciamo, il Tai Chi è una cosa, un movimento, diciamo, molto pacifico, diciamo, è un muoversi nello spazio e collegarsi con il verde urbano. Come mai che questo fare Tai Chi nel luogo pubblico può creare, diciamo, tanta rabbia e tanta disperazione, diciamo, da parte di condomini, diciamo, di persone che anche che vivono, che attraversano questo spazio? E questo lo sto raccontando perché questa mattina, no, è stato menzionato l'aspetto del cortile, no? Di attraversare il cortile o di fare anche dei eventi sociali, diciamo, festeggiare nel cortile. Questo è l'utilizzo dello spazio pubblico e come avviene spesso un cambiamento dell'utilizzo del spazio pubblico può portare, diciamo, o a un momento di cambiamento
o può portare anche prima a una forte conflittualità, come è stato in questo caso, ma dopo abbiamo realizzato un progetto di un anno di mediazione di strada, mediazione sociale, in questo se andate sul sito, diciamo, del nostro laboratorio, potete scaricare questo report che alla fine, diciamo, questo gruppo, diciamo, di cittadini cinesi che praticavano il tai chi si è rivelato che erano molto contenti di accogliere anche cittadini italiani o di altre provenienze. E è diventato un gruppo, diciamo, multiculturale di pratica del Tai Chi in questo spazio pubblico. Per sottolineare un aspetto, diciamo, della mediazione dei conflitti, che è, diciamo, quello che io oggi vorrei portare, diciamo, a questa discussione, perché è il mio background professionale, diciamo, che vengo dalle scienze politiche e con una formazione, diciamo, come mediatrice dei conflitti. Beh, questo è un tema che sia nella mia pratica professionale, ma anche nella ricerca, mi accompagna da molto tempo. So, vi ho messo qui queste altre due pubblicazioni, diciamo, giusto per menzionare la mediazione sociale, diciamo, che può essere, per esempio, il lavoro, diciamo, sul dialogo, sulla possibilità di comprensione reciproca sia nei quartieri, come è stato a Prato, ma anche in altri contesti. Diciamo, io ho lavorato molto nell'ambito socio-sanitario, anche con le forze dell'ordine, con la polizia municipale. Questo, diciamo, la mediazione può essere un aiuto, diciamo, per facilitare un processo, diciamo, di cambiamento positivo in vari ambiti. Non per ultimo, ma per primo nella scuola, che è stata già menzionata oggi varie volte, e che è veramente un luogo principale, che può diventare un luogo di conflittualità, a volte lo diventa, ma può anche diventare, applicando, diciamo, strumenti giusti, un luogo di incontro. Allora, io vorrei molto brevemente parlare ora del conflitto sotto il punto di vista dell'escalation conflittuale, che oggi abbiamo sentito anche parlare, no, della micro radicalizzazione, diciamo, di un'escalation che si manifesta in varie tappe, e dove credo è importante avere un bagaglio, diciamo, di strumenti anche di analisi per poter leggere bene la situazione prima di cercare di intervenire. Qui vi ho messo questa illusione ottica giusto per ricordarci che, diciamo, alla base di questo lavoro che facciamo e che anche gli altri che sono intervenute hanno, diciamo, dimostrato, è la disponibilità di cambiare prospettiva. E questo le illusioni ottiche ce lo possono ricordare bene, che dobbiamo sempre essere, diciamo, aperti a scoprire che c'è un altro punto di vista e che una situazione si può vedere da varie angolature. E questo è fondamentale quando parliamo di conflitti. Io vi metto giusto queste immagini anche perché siamo nel tardi pomeriggio, è utile, cerchiamo di attivare un po' altre parti, diciamo, del nostro cervello, quello creativo, quello dell'immagine. Qui ho messo queste immagini perché quando ci troviamo in situazioni conflittuali o anche situazioni di radicalizzazione, come viviamo questi conflitti è molto diverso da persona a persona, e questo non dipende soltanto dal contesto culturale, della religione, questo dipende chiaramente anche dai modelli di ruolo, ma anche dell'educazione, ma anche di aspetti del nostro carattere. Ci sono persone che all'interno di un conflitto si sentono come questa tigre qui in mezzo, pieno di energia, pronti a saltare all'attacco, e che vivono il conflitto come un momento di carica di energia. Come possono esserci altre persone? Ci sono altre persone che nel conflitto preferiscono tirarsi indietro, fare una camminata, riflettere prima di rispondere. Altri che vivono il conflitto come una guerra, no? Che si mettono una carrozza. Altre persone che vivono il conflitto come una cosa che li spinge alla depressione. Ups, come qui, ups, andiamo avanti. Uno, conflitto
momento energetico, conflitto come una cosa che mi fa quasi sparire, come qui questa figura che vediamo, sì, sparire, conflitto come momento di esplosione di energia. Chiaramente io non vi vedo, non è molto interattivo, non so, non possiamo interagire in questo modo, di formazione, di convegno online, ma vi chiedo comunque di fermarvi un attimo e di pensare, prima che guardiamo ora il momento dell'escalation, di pensare a una situazione conflittuale nella quale voi siete stati o siete parte in conflitto, di cercare di immaginare per bene la situazione, così quando ora guardiamo questo strumento di analisi dell'escalation lo potete applicare a questa situazione. Pensate come state vivendo questa situazione, come un momento pieno di energia, come un momento che vi porta a pensare, che vi porta forse anche a sentirvi solitari, e dopo guardiamo un po' se lo possiamo analizzare insieme. Questo è uno strumento di analisi che viene da un mediatore austriaco che si chiama Friedrich Glasl, e che lui, ha analizzato il conflitto, l'escalation conflittuale come un andare sempre più dentro il conflitto, per questo un movimento, dall'alto al basso, da una posizione nella quale io ho ancora il controllo, delle mie reazioni, mi sto irredigendo e sto iniziando un dibattito con l'altro, ma non ho perso ancora il controllo, a una situazione che va sempre di più verso il degrado. Ora guarderemo un po' passo per passo, anche velocemente, questa analisi della dinamica di escalation, che credo che ci può aiutare molto quando lo applichiamo nei vari contesti, sia quando siamo parte in conflitto, e per questo la idea dell'autoaiuto nel conflitto, posso anche come parte in conflitto trasformare la situazione, ma anche quando siamo terza parte che cerca di intervenire. Allora, in questa prima fase, possiamo dire gradino 1, 2, 3, sono momenti dove inizia la discussione, c'è un dibattito, una polarizzazione. Per dopo arrivare al fatto compiuto, che il fatto compiuto che è il momento dove io abbandono le parole e inizio a agire. Quello che cambia è la qualità dell'interazione. L'interazione diventa più distruttiva perché non ho perso la fiducia che con quest'altra persona posso risolvere il mio contenzioso con le parole. E sono passata al momento del fare, che significa anche che sto creando dei danni all'altra persona. Qui non sto parlando dei atti terroristici che sarebbero alla fine di questi gradini. Qui sto parlando di quello che avete caratterizzato prima come momenti di micro-radicalizzazione. Sono momenti dove le persone hanno abbandonato il confronto, il dialogo con l'altra persona, e ora non è più tanto importante il problema che avete scritto qui prima, problema, ma quello che per me ora è importante è la percezione che hanno le altre persone di me stessa e la ricerca di alleati, perché forse ora io nel iniziare a fare, a agire, sto facendo anche delle cose che so benissimo che non vanno bene. Allora vado a cercarmi dei alleati perché voglio continuare ad avere un'immagine positiva di me stessa e inizio a costruirmi un'immagine sempre più negativa della mia controparte. Perché? Per giustificare le mie azioni. Per giustificare le mie azioni io vedo l'altro sempre in modo più negativo, e questo possiamo immaginare che diventa un ostacolo per un dialogo, un ostacolo per poter riuscire a uscire da questa dinamica conflittuale da soli. Diventa ancora peggiore se arriviamo al gradino 5, la perdita della faccia, che spesso nei conflitti, a partire da un certo livello di escalation, i confliggenti tendono a cercare di creare delle situazioni dove
dove la controparte perde la faccia, per, diciamo, dare più peso alla mia posizione, ma quello che succede è una volta che l'altro ha perso la faccia, ci sono molto meno barriere per un'ulteriore escalation conflittuale, perché se io ho già perso la faccia, allora che cosa mi frena ancora per non andare avanti nell'escalation conflittuale? Per questo sono dei momenti dove il conflitto acquisisce molta velocità, diciamo, non solo energia, ma anche velocità di azioni che spesso possono portare fino al gradino 6, la strategia della minaccia. Se tu non fai questo, io faccio quello. La strategia della minaccia che è l'inizio, ora è l'ultima fase, diciamo, perché? Perché la minaccia è una trappola. Se io minaccio, significa che mi metto, diciamo, mi limito la mia autonomia di azione, perché una volta che ho minacciato di fare una cosa, è molto più difficile per me tornare indietro. Per questo, diciamo, la minaccia è proprio è utile se uno vuole gestire, diciamo, un contenzioso in un modo efficace e anche vuole mantenere la propria autonomia, diciamo, di azione. La minaccia è un strumento da evitare e di fermarsi, diciamo, prima di minacciare l'altra persona, perché dopo, una volta che io, diciamo, metto in atto la mia minaccia, entriamo nell'ultima fase dove il conflitto è molto concentrato su comportamenti, diciamo tu fai, io faccio, noi possiamo arrivare al sabotaggio, disintegrazione, fino alla distruzione reciproca insieme nell'abisso. Insomma, in questa ultima fase è molto difficile per le persone che vivono questo conflitto di stopparsi da soli, diciamo, direi è quasi impossibile. Per questo qui nell'ultima fase c'è bisogno dell'intervento di una terza persona. Nella prima fase 1, 2, 3 possiamo ancora cercare, diciamo, di autoaiutarci. Nella seconda fase possiamo chiedere aiuto a qualcun altro per facilitare un dialogo. Quello che cambia, diciamo, è la prospettiva, no? Qui nella prima fase di una prospettiva, io voglio vincere, ma per me va anche bene che vinci anche tu. Una prospettiva, voglio vincere e sono convinta che posso vincere soltanto se tu perdi. Una prospettiva del perdo-perdi. Ho già visto che in questo conflitto io non posso vincere, allora voglio che perdi anche tu. Possiamo, diciamo, vediamo subito che è una dinamica molto distruttiva, dove è molto più difficile di trovare ancora una via di uscita costruttiva. Qui sopra vedete che queste frecce vanno in entrambe le direzioni, diciamo, vanno sia verso il basso, diciamo, immaginando, entrando sempre di più nell'escalation conflittuale. Quello che facciamo nel lavoro di mediatori, diciamo, nella mediazione dei conflitti, è accompagnare, diciamo, le parti in conflitto. Qui non lavoriamo, qui sono, diciamo, questa fase qui, questa ultima fase è la fase dove devono intervenire altri, diciamo, le forze dell'ordine. Diciamo, come mediatori dei conflitti non possiamo, diciamo, lavorare con la mediazione, con l'ascolto, con il dialogo su tutti questi gradini. Possiamo accompagnare il lavoro di altri, ma non siamo noi a essere in prima fila. Invece in prima fila possiamo essere, diciamo, prima del gradino 6, diciamo, o dal gradino 6 fino al gradino 1, per far tornare indietro le persone attraverso l'ascolto e il dialogo in questa, diciamo, da una situazione di escalation conflittuale a una situazione dove c'è il dirigimento, il problema c'è ancora, ma le persone sono ora più disponibili, diciamo, a ragionare su quello che è successo e a immaginare anche un futuro diverso. Qui vi ho messo alcune illustrazioni, diciamo, giusto per dare un'altra vivacità, diciamo, a questo grafico. Perché è importante, diciamo, essere consapevoli dei gradini o delle possibilità, delle tappe di un'escalation conflittuale.
mio punto di vista e dalla mia esperienza di mediazione è importante perché spesso le parti in conflitto si dimenticano completamente, diciamo, quello che c'è stato di positivo nella relazione prima e si dimenticano anche quali potrebbero essere le conseguenze delle loro azioni, che cosa potrebbe portare, diciamo, un'ulteriore escalation conflittuale, perché vivono molto focalizzati sul presente. Vivono, diciamo, e questo più che si va avanti nell'escalation conflittuale, più diventa, diciamo, quasi un'ossessione il presente, il momento dell'interazione conflittuale. Questo possiamo immaginare, diciamo, se uno vive un conflitto dove qualcuno mi tira i capelli, è chiaro che io sono focalizzata su questo atto ora, come mi posso difendere, che cosa posso fare io per danneggiare quest'altra persona se vado avanti nell'escalation conflittuale. Non penso a come potrei costruire un futuro diverso insieme a questa persona o come siamo stati all'inizio. Per questo è importante creare momenti di stacco, momenti di riflessione. E questo ho sentito molto questa mattina nelle varie presentazioni, ma anche ora nella presentazione dell'esperienza a Berlino, in Germania. Diciamo, questi momenti di incontro, anche di riflessione, che sono importanti per poter riflettere su quello che mi è successo in questa escalation conflittuale, ma anche su quello che probabilmente il mio comportamento ha provocato nell'altra persona e su quello che io immagino come un futuro desiderato, che cosa vorrei, quale cambiamento vorrei. E qui possiamo pensare sia a livello individuale, possiamo pensare alla famiglia, come abbiamo sentito, no? Parlare di una anche rinegoziazione dei ruoli da parte della generazione più giovane all'interno delle famiglie, il ruolo delle donne all'interno delle famiglie, fino alla società, all'immaginare una società diversa, diciamo, dove i vari punti di vista hanno peso uguale e possono, diciamo, insieme immaginare dei cambiamenti.